Il sisma è l'espressione più drammatica di una situazione difficile che vivono le persone anziane, molto vecchie, con malattie, con tante malattie. Il sisma ha fatto esplodere una situazione, sia per gli eventi acuti immediatamente dopo il terremoto, che nel lungo periodo, per lo sradicamento dalle case, lo sradicamento dalla propria comunità, lo sradicamento dalle amicizie e dai legami. Certamente non si potrà tornare come prima, ma certamente si può fare qualche cosa perché le comunità ritrovino uno spazio per i loro anziani. Si è detto per fortuna non ci sono stati morti, ma per un anziano senza questa rete, come le sta dicendo, significa comunque andare ad una morte di altro tipo. Sì, non vorrei dire una morte peggiore perché sarebbe di cattivo gusto, ma certamente l'anziano senza il posto dove è vissuto, senza il posto dove ha i ricordi, dove ha quel minimo di presente e di futuro, muore prima. Lo sappiamo anche in termini biologici, anche in termini clinici, muore prima e soprattutto muore carico di malattie, carico di sofferenza. In particolare per quanto riguarda la demenza, noi sappiamo che quando un anziano al limite del proprio equilibrio psicologico va incontro a stress così forti, così drammatici, perde davvero la capacità di memoria, la capacità di riconoscimento, la capacità di trovare un equilibrio nei rapporti con gli altri. Che consigli può dare? Che cosa può fare un familiare ogni giorno per non restare passivo in attesa di risposte oltre la burocrazia? Posso dire, state molto vicini ai vostri anziani, sorvegliateli con quell'amore misto a competenza che vi è dato dall'esperienza. Vedete se ci sono segnali di qualche caduta, non fisica, ma di rallentamento delle funzioni, di tristezza eccessiva, di per esempio che cominciano a non mangiare più, tanti piccoli segnali che vi devono richiamare l'esigenza di rivolgersi al medico di famiglia o ai medici del territorio, perché la crisi va colta all'inizio. Ci sono piccoli segni come quelli che ho detto, si può fare molto appunto con l'attenzione, si può fare molto anche con la vicinanza. I caregiver non devono sentirsi soli.